Il viaggio inizia in Abruzzo. Ci troviamo nella provincia dell'Aquila, nella bella Pescina, situata nell'area del Fucino, lungo la valle del Giovenco. Un territorio che fa parte del Parco regionale naturale del Sirente Velino e del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Fin dall'alto Medioevo, Pescina è stata considerata una delle capitali ecclesiastiche della Marsica e dell'intero Abruzzo. In questo comune, infatti, San Francesco d'Assisi diffuse il suo ordine dei minori, mentre a San Benedetto dei Marsi vi operavano i benedettini. Il centro cittadino di Pescina affascina il visitatore con i suoi angoli suggestivi e le numerose chiese sparse nel centro storico. Consigliamo una visita alla concattedrale di Santa Maria delle Grazie del XVI secolo, già cattedrale della diocesi dei Marsi, che al suo interno ospita le reliquie di San Berardo. Per conoscere l'economia locale, visitiamo alcune attività commerciali del posto. Buonasera, siamo da Momenti Sposa, Alta Moda Atelier, con la signora Rosalba Barilla. Signora Rosalba, ci parli della sua attività. Sono 30 anni che io ho iniziato questa attività. 30 anni fa ho deciso di volere creare abiti da sposa, ma più che abiti da sposa, sogni per le mie ragazze. Quindi abbiamo questo vasto assortimento di abiti da sposa, made in Italy innanzitutto, poi abbiamo anche delle bellissime firme internazionali e poi c'è la linea Momenti Couture che disegno io, realizzo io per la sposa più esigente che vuole un abito veramente particolare. Siamo alla pasticceria da Dolce Isola con la signora Alessia e il signor Emanueli, titolari dell'azienda. Noi abbiamo una pasticceria, dal 2007 siamo qua in Abruzzo. E facciamo dolci sardi e dolci abruzzesi, perché le mie origini sono per metà sarde e per metà abruzzesi. Di tipico adesso in questo periodo estivo facciamo i cornetti e le ciambelle fritte, invece durante il periodo invernale facciamo i panettoni artigianali e i torroni sardi. Panettoni artigianali con lievito madre e a lievitazione naturale. Avevo sentito dire che fate anche dei servizi buffet, eccetera. Sì, noi facciamo servizio di buffet, organizziamo piccoli banchetti per ricevimenti, sia matrimonio che battesimo, comunioni, facciamo servizio a domicilio, è dolce e salato. Siamo con il signor Orazio D'Angelo. proprietario della mantria alle nostre spalle e anche fornitore esclusivo del locale. La fraschetta, quindi la braceria giù a Pescina, che io là esclusivamente fornisco carne di questo allevamento, di razza marchigiana, IGP tutta iscritta, e che sta nei pascoli mondani. Niente, questo è un allevamento che conta dai 4 ai 600 capi all'anno, tra piccoli e grandi, che vive 365 giorni all'anno fuori, e naturalmente l'inverno poi scendiamo a valle. E è razza marchigiana, tutta iscritta, IGP, quindi carni controllate. E la fornitura esclusiva della carne è la braceria, la fraschetta, che poi altri animali li vendiamo da ristalle, li vendiamo oltre. Però nelle zone qua, Lazio e Abruzzo, l'esclusiva della carne è la braceria, la fraschetta. A Pescina andiamo a conoscere l'hotel-ristorante Valle del Giovenco, una struttura che dal 1970 propone cucina tipica del luogo con prodotti locali come porcini, zafferano e agnello, con prodotti legati alla stagionalità, alla cultura e alla tradizione del paese.
L'hotel, ristorante Valle del Giovenco è specializzato anche in cucina a base di pesce e dispone di 3 sale da 35, 55 e 300 posti interni e 200 esterni nel bellissimo giardino. Questo è il locale ideale per cerimonie e meeting. La gestione familiare assicura professionalità e qualità nei servizi. Inoltre la struttura è aperta anche a pranzo con menù a prezzi accessibili. Benvenuti alla nuova puntata del viaggio. Il nostro viaggio continua oggi a Sala Consilina, nonostante, come vedete, le temperature polari. Conosciamo meglio la città, andiamo a conoscere prima di tutto il padrone di casa, il sindaco Gaetano Ferrari. Ci troviamo con il primo inquilino del Palazzo di Città, il sindaco Gaetano Ferrari. Come si presenta la città di Sala Consilina a chi oggi la vive tutti i giorni? Beh, una città aperta, pronta a ricevere chi viene da fuori per fare acquisti, per trovare servizi, con delle ottime scuole, pronta a guardare in avanti, sviluppando soprattutto attività nel settore terziario. Ecco, lei ha parlato di sviluppo, quali sono le vostre proposte per incrementare proprio le attività produttive? Ma sicuramente un'unica vocazione per Sala Consilina, anche per la densità demografica, è difficile, quindi in effetti abbiamo delle eccellenze in ogni settore. Sindaco, parliamo del territorio, come si vive qui a Sala Consilina? Sicuramente ha i pregi del paese e anche i pregi della città. Sicuramente sta crescendo culturalmente, sta crescendo nel momento del tempo libero, nella qualità della vita. La grossa scommessa che questa amministrazione ha fatto e che continuerà a fare è quello di migliorare la qualità. Parlava di qualità della vita, la qualità della vita serve anche e soprattutto ai giovani. Quali sono i progetti che avete in serbo per loro? Ma sicuramente i giovani trovano sempre maggiormente, sia perché avendo una scuola all'avanguardia offre diverse possibilità, sia con un'amministrazione attenta, un'amministrazione anche provinciale e regionale che mette a disposizione le risorse, perché tutto si fa con le risorse, stanno trovando ampi spazi nel mondo delle arti, nel mondo delle professioni, del lavoro, dello sport, quindi abbiamo ormai anche già delle eccellenze a livello nazionale che sono degli ottimi testimoni di quanto bene si è fatto in questi anni e sono da esempio per gli altri che vogliono essere, vogliono seguire le loro orme. I giovani hanno delle possibilità, ci auguriamo che tantissimi giovani continuino ad andare fuori a portare avanti il nome di Sala Consilina in Italia e nel mondo, ma soprattutto che tornino pure per dare il loro contributo anche alla nostra città. We used to laugh, we used to cry, we
used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me. You, like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I need you. Day, I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me. About me. About me. I need you, like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again. Ci troviamo in compagnia dell'assessore al turismo e allo spettacolo Francesco Cavallone. Assessore, di quale aspetto della città va più personalmente fiero? A Sala Consilina devo dire c'è un'attività da un punto di vista di spettacoli molto viva. Le nostre attività partono, se vogliamo iniziare come periodo temporale, da febbraio con l'organizzazione di un carnevale a cura di tutte le associazioni locali. Una manifestazione che comporta il giro dei vari carri fatti dalle varie associazioni per tutto il paese, che poi confluiscono nella piazza centrale, piazza Umberto I, poi dopo il fiore all'occhiello, potremmo dire, di Sala Consilina, e l'organizzazione dell'estate salese. E durante questo periodo che va, lo si può capire benissimo, da luglio a settembre si svolgono una serie di manifestazioni, tra cui le più importanti ricordiamo passeggiando da San Pietro a San Raffaele, che consiste in una passeggiata nelle parti storiche con la degustazione di alcuni cibi tipicamente salesi. Poi abbiamo la rievocazione del passaggio di Carlo V per Sala Consilina nel 1535. Questa manifestazione nel corso degli anni è salita sempre più di qualità, in quanto negli ultimi anni il Carlo V è una manifestazione che si svolge in 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, e ha la sua punta nella domenica, quando il personaggio di Carlo V viene vestito da un personaggio di cultura, possiamo dire di spettacolo più che di cultura. Potremmo dire che l'ultimo anno, nell'estate del 2008, è venuto Sebastiano Summa, che ha impersonato domenica Carlo V. Sono tantissime le manifestazioni, la rilevanza è nazionale ma anche internazionale. Un'altra kermesse che contraddistingue la sua città è anche di stampo enogastronomico. E stiamo parlando, ci stavo arrivando, Sala Gustando, è una manifestazione che adesso è andata alla ribalta nazionale, perché già negli scorsi anni si era raggiunto il record della treccia più lunga, cioè tutti i maestri casari di Sala Consilina si organizzano con la guida del comune per formare, una volta è stato fatto in piazza, un'altra volta per una strada rionale a via Mezzacapo, si crea questa treccia lunghissima che ha raggiunto il record mondiale, perché non era mai stato raggiunto da nessuno, ed è un evento che ha un grosso risalto con la partecipazione anche di grosse della RAI e quindi di grosse testate giornalistiche, proprio perché è un evento particolare, organizzato anche questo nei minimi particolari con la cura delle varie associazioni.
Castel San Giorgio è una cittadina ricca di risorse naturali, storiche e di folklore. La posizione strategica che occupa all'interno della provincia di Salerno consente a Castel San Giorgio di essere ben collegata con centri importanti come l'Università degli Studi di Salerno, Pestum con la splendida costiera cilentana, Salerno e la costiera amalfitana. A vigliare sulle fortune del paese dal 983 d.C. il santo guerriero Giorgio, martire di Lidda presso Tel Aviv in Israele, dove se ne venera il sepolcro. E non poteva essere altrimenti. Giorgio, il cui nome deriva dal greco Gergos, cioè agricoltore, assunse tra le innumerevoli funzioni anche quella di sconfiggere le tenebre dell'inferno, simboleggiate dal drago, e quindi di favorire la crescita della vegetazione in primavera. Perfetto quindi per Castel San Giorgio, paese dalla vocazione agricola ed abitato sin dal IV secolo avanti Cristo, come testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici, quale il monumento funerario d'età repubblicana che si conserva nel passo dell'Orco lungo un brevissimo tratto della via Popilia. Tra gli ultimi il recentissimo ritrovamento nella frazione Campo Manfoli di ceramica e vernice nera e pesi da telaio, associati verosimilmente ad insediamenti abitativi e a deposizioni, attestano presenze umane nel sito già in età preclassica. Un viaggio che si rispetti non può che non iniziare dal luogo dove sorge il Palazzo Municipale, e Castel San Giorgio non fa eccezione. D'altra parte, da sempre cuore del paese è l'ex piazza Municipio, intitolata ad Andrea Amabile. Il cuore sacro di Castel San Giorgio è rappresentato da una sorta di cittadella religiosa formata dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dalla congrega dell'Immacolata Concezione e dal monastero delle Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucaristia. Le origini aristocratiche dell'antica Gerusalemme sangiorgese non deve far dimenticare che la chiesa più antica del paese è quella dedicata a Santo Stefano alla località Lazzaretto. Vicino alla ferrovia la sostituisce oggi quella intitolata all'Annunziata. Dalla stazione, passando per il cimitero, si giunge a Fimiani, una graziosa frazione che presenta interessanti palazzi e ville ancora abitati dalle originarie famiglie, per lo più ben conservati. Pochissimi metri e siamo a Lanzara, nota per la festa di San Biagio e per avere nel territorio alcuni dei palazzi più significativi dell'intera zona, Palazzo Lanzara e Villa Calvanese. Significativi palazzi anche nella frazione Castelluccio, alcuni con annessa una tradizionale cappella. Sovrastata dalla montagna spaccata o Passo dell'Orco, il paese annovera tra i suoi luoghi di culto la chiesa della Santissima Annunziata. Posta su di una collinetta, sorse intorno al 1295. Poco lontano e ci troviamo a Trivio, un pululare di attività, di fabbriche, di stabilimenti.
vorticoso tuffo nella modernità che ha quasi cancellato ogni testimonianza di quella civiltà contadina che fino a qualche decennio fa imperava. Da non trascurare l'eremo di Santa Maria a Castello, luogo ideale per gli amanti del parapendio, da sempre frequentato dai fedeli della zona. Ma Trivio merita attenzione anche per la Galleria Borbonica, il primo tunnel ferroviario del Regno di Napoli, voluto dai Borbone. Rocca Scalegna, con il suo bellissimo castello del XIII secolo, è un suggestivo comune della provincia di Chieti, situato sulle colline che circondano il fiume Sangro ed offre al suo visitatore angoli incantevoli. È uno degli 11 comuni membri della comunità montana Aventino-Mediosangro. Secondo alcune ipotesi, i fondatori di Rocca Scalegna furono i Longobardi, che a partire dal 600 d.C. occuparono stabilmente l'attuale Molise e l'Abruzzo meridionale dopo essere discesi dall'Italia settentrionale. Conseguenza di ciò fu l'allineamento delle guarnigioni bizantine sulle rive dell'Adriatico. Nella logica di tale conflitto si spiega la costruzione della torre d'avvistamento prima e del castello in seguito sull'imponente ammasso roccioso che domina la valle del Rio Secco, proprio ad opera dei Longobardi. Una volta finite le ostilità tra i due popoli, escludendo una nota di carattere contabile del 1320, gli storici non hanno trovato nessuna fonte storiografica che parli del castello di Rocca Scalegna sino al 1525, anno in cui si rileva una descrizione della struttura restaurata del castello in ottemperanza alle nuove esigenze necessarie con l'avvento delle armi da fuoco. Dal 1700 il castello di Rocca Scalegna ha conosciuto tre secoli di abbandono, nei quali lo stesso è stato preda delle intemperie e dei saccheggi della popolazione locale, sino alla donazione al comune di Rocca Scalegna, avvenuta nel 1985 da parte dell'ultima famiglia feudataria dei Croce Nanni. Immediatamente sono iniziati i lavori di restauro che hanno riportato il castello di Rocca Scalegna al suo antico splendore. Rocca Scalegna è tra i paesi ai quali è stato assegnato il marchio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano ed è uno dei 39 comuni italiani facente parte dell'Associazione Nazionale delle Città del Miele. Da visitare in questa bella cittadina la chiesa di San Pancrazio, la chiesa di San Cosma e San Damiano, la chiesa di San Pietro. Nell'ultima parte del viaggio, cari amici, ci spostiamo ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Ricca di storia e cultura, la città di Avezzano è il secondo comune più popoloso della provincia. Capitale della Marsica, Avezzano, comune già esistente nel IX secolo, è punto di riferimento dell'intero Interland. Sede del Tribunale, della Curia Vescovile della Diocesi dei Marsi e sede della comunità montana Marsica 1. Questa cittadina, ricca di monumenti, edifici storici e belle piazze, è un vero e proprio museo all'aperto.
di particolare interesse, anche se di recente costruzione, la cattedrale di San Bartolomeo. Sono almeno quattro le chiese cattedrali dedicate all'Apostolo Bartolomeo, edificate nel corso dei secoli nella città di Avezzano, e tutte hanno dovuto fare i conti con i frequenti terremoti che hanno devastato la zona. Un'antica chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate e poi a San Bartolomeo fu edificata prima del 1000. Questo edificio ricevette dal re di Sicilia Guglielmo II il titolo di Cappella Reale. Ma il monumento simbolo della città di Avezzano è il Castello Orsini Colonna, voluto nel 1490 da Gentile Virginio Orsini, che lo fece edificare attorno ai resti della distrutta torre di Gentile da Palearia, signore di Manoppello. Dopo il completamento dei lavori di recupero attuati negli anni 90, nel maniero è stata inserita a piano terra una platea per lo svolgimento di convegni e spettacoli, mentre al primo piano è stato insediato il Museo di Arte Moderna di Avezzano. Un elemento che caratterizza il castello è la disposizione delle quattro torri angolari, che risultano perfettamente allineate con i punti cardinali del magnetismo terrestre.